Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Siena Sana. Anche oggi parliamo di sanità, parliamo di salute, di benessere, ma soprattutto questa sera raccontiamo una storia. È venuta a trovarci un'amica, una persona che potrà veramente illuminarvi. Si chiama Antonietta Mollica, è qui con noi, benvenuta. Buonasera a tutti. Ed è lei a raccontarci la sua storia, perché può essere una storia di coraggio, ma anche una storia di esempio per tanti voi che ci state ascoltando. Lei qualche anno fa, aveva 34 anni, è stata colpita da ictus, era in un momento di grande felicità ed è successo mentre si trovava in settimana bianca, mentre si trovava sotto la doccia. Fortunatamente un'amica si è accorta di questo malessere, l'ha soccorsa, è riuscita a portarla in un ospedale. È stato un percorso molto lungo, un recupero ancora più lungo, ma sarà lei a raccontarcelo. Antonietta, che cosa è successo quell'anno? Quell'anno, 10 anni fa, a un certo punto il mio corpo non ha più risposto ai comandi. Ero sotto la doccia e tutto il mio lato sinistro non ha risposto più ai comandi. Non sapevo cosa mi stava succedendo, perché c'è molta ignoranza in merito all'ictus. Io ho avuto un ictus ischemico, praticamente un infarto cerebrale. E ero sotto la doccia e mi accartocciavo. A un certo punto mi sono sentita accartocciare e cadere a terra. Tentavo di rimettermi in piedi, l'ho fatto una, l'ho fatta due, l'ho fatta tre volte, non ce la facevo. E dopodiché ho perso conoscenza e per fortuna un'amica mi ha salvato, ha chiamato il 118. Non c'era un'unità di stroke unit vicino, che sono le unità preposte a soccorrere questi casi, a tentare di sciogliere il trombo. L'ictus cos'è? Mi è partito un trombo che ha ostruito un'arteria, non è più passato il sangue, non è più passato l'ossigeno e quindi tutto il lato sinistro è rimasto paralizzato. Tu sei rimasta in ospedale per quanto tempo? Sono rimasta in rianimazione per 15 giorni. La situazione sembrava essere veramente gravissima e recuperabile, perché hanno detto ai miei genitori di salutarmi quella sera stessa, perché credevano che non ce l'avrei più fatta. E invece da quel punto di minimo, dove gli dèi probabilmente invidiosi, perché ero, posso dirlo su questa TV? Puoi dirlo, sì. Ero un funzionario del Monte dei Paschi di Siena, giovane, brillante in carriera, orientata alla carriera, al successo, allo sport, superattiva, senza nessun fattore di rischio. E ripeto, probabilmente gli dèi invidiosi mi hanno scaraventato a terra. Ma lo dico con gioia e con forza, la vita ha vinto sulla morte, sull'ictus, perché il punto di minimo in realtà è stato un punto di rinascita, perché da quel giorno in cui sono stata scaraventata a terra senza poter più muovere un singolo muscolo dalla testa ai piedi, ho iniziato un durissimo e difficilissimo percorso di rinascita. Ecco, sì, è stata sicuramente la vita che vince sulla morte, ma è stato sicuramente il coraggio, secondo me, la forza interiore che Antonietta ha sempre avuto e che la porta ancora oggi a recuperare quel poco che è rimasto di questa patologia che l'ha colpita, no? Perché poi alla fine il tuo percorso è fatto di questo, della tua forza che ti porta sempre avanti a fare un passo in più. Ogni giorno è difficilissimo, non sono qui a raccontare una cosa semplice, diciamo che il percorso è difficile provare a raccontarlo con poche parole, in parole semplici, non so cosa. La cosa più importante che vorrei comunicare è quello che il coraggio come presupposto per avere fiducia nella vita. Sono qua a dire che se ci credi tutti i giorni, se ogni giorno ti alzi con la voglia di costruire un pezzettino in più, ce la puoi fare. Ce l'ho fatta io e ce la puoi fare anche tu. Ogni anno 200.000 persone sono colpite da ictus. Esatto, questo è proprio l'appello, il messaggio che volevamo lanciare. Tu parlavi di Monte dei Paschi, che non è un elemento indifferente in tutta questa storia, anzi. No, Monte dei Paschi è coprotagonista di questa storia. Senza l'amore della mia famiglia, senza l'amore degli amici e senza una banca con un valore etico e sociale così straordinario, non dico che non ce l'avrei fatta, ma sarebbe stato tutto straordinariamente più difficile. E il Monte dei Paschi non mi ha mai abbandonato un momento, ha sempre creduto in me, mi ha teso la mano e mi ha accompagnato per mano in questo percorso di rinascita, non solo finanziariamente, ma accompagnandomi per cercare sempre di
trovare delle soluzioni professionali vicino a dove ho potuto fare anche riabilitazione. Il Monte dei Paschi ha anche creduto in un progetto importante di comunicazione sociale, di cui vado straordinariamente orgogliosa e mi chiedo se posso parlarne. Certamente che puoi. Nel 2012, dopo qualche anno che facevo riabilitazione, ho sentito che avevo così tanta energia dentro di me, non ero ancora a posto dal punto di vista motorio e non lo sono neanche adesso completamente al posto dal punto di vista motorio, ma forte di un ritrovato equilibrio psicologico e motorio, ho pensato che fosse un mio dovere sociale regalare un po' di me agli altri, un po' della mia energia, un po' del mio amore per la vita, perché io divido il prima e il dopo ictus come la prima vita e la seconda vita. Poiché l'ictus non mi ha strappato la vita, a un certo punto ho sentito, mi sto ripetendo però perché per me è un concetto importante, fino a 34 anni ho guardato solo a me stessa, ai miei obiettivi, ma non ero cattiva, semplicemente andavo a mille e divoravo la vita. L'ictus mi ha dato la possibilità di assaporarla con i suoi gusti, con tutte le sfaccettature, con anche quelli più amari, quelli più cattivi, quelli più difficili da mandare giù. Però ho anche avuto l'opportunità di realizzare un sogno che è stato quello di scrivere e interpretare la mia vita sul palcoscenico, più che la mia vita, il mio percorso di rinascita. Raccontarlo così è da presuntuosi, perché per fare questo ho avuto il supporto, mi ripeto, ancora una finanziaria del Monte dei Paschi di Siena, artistico della compagnia Motus di Siena, che mi ha dato la possibilità di mettere in scena il mio percorso di rinascita sul palcoscenico. E lo spettacolo è stato portato a Firenze, a Siena, a Milano, a Roma e a Padova. E nel percorso si racconta la mia rinascita come percorso di sofferenza che in realtà alla fine serve per regalare un po' di sé agli altri. E vi assicuro che rischiare di morire a 34 anni e trovarsi qualche anno dopo sul palcoscenico, ma con le luci puntate su di sé, non per sé questa volta, ma per dire agli altri: guardami, sono qua, mi sto mettendo a nudo per te, per raccontare quello che sono riuscita a fare io e come mi sono alzata io da quella sedia a rotelle, ce la puoi fare anche tu. Esatto, sì, perché nello spettacolo si vede proprio questo, si vede Antonietta che arriva sul palcoscenico in carrozzella e riesce ad alzarsi, addirittura, oltre ad alzarsi, riesce a ballare. Quindi adesso vedremo anche le immagini di questo momento che è molto toccante, ma anche molto travolgente, riesce a far riflettere sul senso della vita, cioè è riuscita davvero poi in questo intento che sta raccontando Antonietta. E poi questo sogno è andato avanti perché lei aveva altri desideri, quelli che forse nella prima vita, se la vogliamo chiamare così, tu non avevi, cioè quelli di imparare ad andare in bicicletta, di salire a cavallo e andare a cavallo, lo ha fatto nella seconda vita, così? Non è proprio così, in realtà queste cose c'erano già nella prima vita, è stato più forte io nella seconda vita il 24 febbraio del 2006, che è la data infausta, è stato il mio ground zero, I'm l'ictus, non io, mi ha annullato come donna, come persona, come professionista. Nello spettacolo racconto come mi sono ricostruita le ali, dico le ali perché lo spettito dello spettacolo è Icaro Reloaded. Icaro perché prima del fattaccio ero convinta di essere praticamente di toccare il sole con un dito. Poi le ali non me le ha sciolte il sole, me le ha strappate l'ictus. E in questo percorso ho dovuto ricostruire delle ali più forti per combattere contro il pregiudizio, l'ignoranza, l'ipocrisia dei normodotati. Ma non voglio offendere i normodotati, lo ero anch'io prima, con tutti i miei obiettivi, la carriera, non vedevo niente nessuno. La bicicletta rossa è sempre stata è una cosa che mi ha accompagnato sempre nella mia vita, era la bicicletta rossa di mio fratello, ha un valore emotivo affettivo importante. E rimontare sulla bicicletta rossa dopo 10 anni mi ha regalato un'emozione, una sensazione di libertà, di dire ce l'ho fatta, sono tornata a vivere, è stata una cosa importante. È una nuova Una esperienza, nuova dice. esperienza, sentire il vento sul viso. Ritornare al trotto a cavallo, il cavallo invece non è stata una passione di sempre, il cavallo è stata una passione scoperta a Siena. È Se stai a normale. Siena non puoi. Dove la vuoi scoprire se non a Siena questa passione? Assolutamente. E quindi ritornare a riprendere in mano la propria vita, come donna, come professionista e come persona.
Ecco, parlando di Siena, Siena ti ha dato tanto, è stata una fetta importante della tua vita, si è svolta proprio qui. Hai imparato che cos'è il palio, ti sei appassionata al palio, ti sei appassionata alle persone, a senesi, e ogni tanto devi tornare ora che sei a Milano. E devi tornare perché qui c'è qualcosa che ti lega, che cosa? Che domanda importante. Devo molto a Siena, devo molto alla mia banca, devo molto alle persone, devo molto ai senesi che sono chiusi, che sono difficili, che ti fanno sentire spesso e volentieri anche una persona emarginata perché non sei senese, perché va detto, non, questa è una premessa. Però a dire il vero devo ringraziarli perché loro vedevano il rapporto dei senesi con me, è cambiato fondamentalmente dalla mia prima alla seconda vita. Perché se vedi una milanese giovane che arriva e fa, è il giovane funzionario brillante del Monte dei Paschi, ti guardano con un po' di sospetto. Quando invece scoprono tutta l'umanità, tutta la voglia di vivere, di tornare a vivere, il coraggio che c'è dietro una persona che ha sofferto tanto e che vuole mettere la sua sofferenza al servizio degli altri, ho trovato grande solidarietà da parte dei senesi e questa cosa mi ha riempito il cuore. Quali sono gli altri sogni? Gli altri sogni sono quello, ce n'è uno importantissimo, che è lì nel cassetto, che aspetta da un po'. Il testo dello spettacolo, sono orgogliosa di dire che l'ho scritto io, poi è stato adattato da Rosanna Ceri, la regista dello spettacolo, e adesso vorrei fare un percorso al contrario, vorrei intingere una delle penne delle ali di Icaro nel calamaio per tradurre quel testo, quella sceneggiatura dello spettacolo teatrale in un romanzo. L'obiettivo e il sogno è perché lo spettacolo l'hanno visto poche persone e penso che la mia storia possa e debba essere ad esempio e uno stimolo di coraggio e voglia di amare la vita per tante persone, quindi mi piacerebbe tradurre quel testo asciutto di sceneggiatura in un romanzo per raccontare il mio percorso di rinascita al maggior numero di persone possibili. Certo, quindi, questo lo faremo, molto volentieri. Aspettiamo questo nuovo prodotto. Perché ci lavoriamo. Te tu mi dai una mano? Sì, volentieri. E allora si sicuramente fa. Sarò al tuo fianco, come sempre, del resto. E quindi, poi che cosa succederà lo vedremo andando in libreria, sicuramente. E invece, da altri punti di vista, lei sta già realizzando altre cose. Anche quello di viaggiare, perché non ti limiti, non hai frontiere, vai, no, parti. No, ultimo viaggio in Marocco, è un'altra esperienza bellissima, sempre Icaro non smette di volare. Fatto anche il battesimo del volo in parapendio, è una bellissima passeggiata in volo, quindi tutto questo che sto raccontando mi piacerebbe specificare. Il mio tono assertivo spesso lascia intravedere cose non vere. Lo sto raccontando non per dire quanto sono stata brava io, ma perché mi piacerebbe che arrivasse forte e chiaro che la vita, anche quella di una persona disabile, ha diritto di essere vissuta e possibilmente in modo più intenso di quella di prima, e che è quello che sto provando a fare io. Certo. Le parole adesso sono tremanti, meno assertive, perché un po' di emozione. Perché mi tocca dentro, perché è una vita diversa, più intensa, più forte. Ecco, proviamo invece ad entrare in un ambito più sanitario, perché tra poco vedremo alcuni contributi proprio in questo senso, perché non si può fare moltissima prevenzione, perché talvolta non è semplicissimo poter predire chi è più esposto a un ictus piuttosto che no. Però si può raccontare che ci sono tanti centri importanti che possono aiutare nella riabilitazione. Tu li hai visitati molti? Io ne ho visitati tanti in Italia e all'estero, perché ho avuto la fortuna, ancora una volta, sembra uno spot ma è vero, e poi sono a Siena ed è doveroso. Grazie ad una banca come il Monte dei Paschi alle spalle e all'assicurazione ho potuto anche accedere ai migliori centri sia in Italia che all'estero. Citerei in Italia due ad esempio, che sono quelli che io ritengo essere i migliori, il San Camillo di Venezia e Santa Lucia di Roma. All'estero la clinica Hildebrand e il RIC di Chicago. Ma mi fermerei su uno in particolare in Italia, che è Santa Lucia, che è un istituto di eccellenza dove a me per mancanza di fondi è assolutamente difficile entrare, dove ci sono delle lunghe liste d'attesa, e mi piacerebbe rilanciare un appello e dire che non è giusto che solo persone privilegiate come me possano accedere a questi,
a queste cure di eccellenza. Per quanto riguarda invece l'informazione, mi piacerebbe tanto invece lanciare un ringraziamento speciale ad Alice, che è l'Associazione per la lotta all'ictus cerebrale, che fa con pochi mezzi tanta informazione e tenta di aiutare le persone a capire cos'è un ictus, quali sono i segnali, a cosa stare attenti. Quindi tu sei un testimone, lo sei stato in tante occasioni di Alice, no? Sì, lo spettacolo è stato, il principale partner dello spettacolo è stato Monte dei Paschi, e Alice invece ha patrocinato lo spettacolo. Io sono stata testimonial, sono testimonial sia per Alice, che è l'Associazione per la lotta all'ictus cerebrale, sia per ALT, che è l'Associazione per la lotta alla trombosi. E in questo secondo caso lo sono per dire che l'ictus non è un problema solo per persone anziane, ma purtroppo ultimamente sta colpendo sempre un numero maggiore di persone giovani. Imprese così importanti, Antonietta, si devono sicuramente al coraggio, alla forza che si trova dentro se stessi, ma anche alla forza che si attinge da chi ci sta accanto. È così. Vabbè, allora mi obbliga a dire il segreto. È così. Vabbè. È mica valido. Va fatto. Vabbè, allora, è vero che di DNA sono forte, coraggiosa, amo la vita, però va detto che la seconda vita mi ha fatto un regalo ancora più grande. La seconda vita mi ha regalato anche la possibilità di incontrare l'amore, cosa che nella prima vita, poiché ero orientata solo su me stessa e vedevo solo me stessa, non vedevo che c'era anche l'amore. E quindi non dico per fortuna ho avuto un ictus, però l'ictus mi ha dato la possibilità di vedere gli altri e di aprire il mio cuore all'amore. Come si chiama questo amore? Moreno. Bene, allora salutiamo anche lui, lo ringraziamo, perché ciao. Se Antonietta è così, lo dobbiamo anche a lui. Vero. Bene, io ringrazio moltissimo Antonietta, perché parlare di sé e soprattutto parlare di una malattia, del proprio percorso, delle difficoltà, delle paure, non è mai semplice, farlo in televisione meno che mai, quindi grazie tante di essere stata con noi. Grazie a voi. E adesso vediamo che cosa succede se una persona chiama il 118 e sospetta di avere un ictus. C'è un percorso molto preciso che parte dall'ambulanza ma poi arriva alla stroke unit, che si trova fortunatamente al Policlinico delle Scotte, e quindi ci aiuta in questo percorso il dottor Giuseppe Panzardi, che è il responsabile dei medici del 118 di Siena. Vediamo. In questo momento ci troviamo nella sala operativa, nuova sala operativa del 118, all'interno della caserma dei Vigili del Fuoco a Ruffolo. Dottore, adesso facciamo un percorso però molto particolare, che è quello dello stroke. È un progetto che voi portate avanti da diverso tempo, anche con successo, perché sul campo ha dimostrato di funzionare bene. In che cosa consiste? Dunque, il percorso è un percorso interaziendale, nel senso che c'è un protocollo tra l'azienda USL e l'azienda ospedaliera universitaria senese. Come dice lei, è iniziato già da 2009 in pratica, ed è riguarda una delle cinque patologie tempo dipendenti. In questo caso stiamo parlando dell'ictus. Altrettanti percorsi esistono per l'infarto del miocardio, per il trauma maggiore, insufficienza respiratoria. In pratica il percorso coinvolge gli operatori del 118, il pronto soccorso e i professionisti della stroke unit dell'azienda ospedaliera universitaria. Il percorso inizia, innanzitutto ci devono essere delle precondizioni, cioè il paziente deve essere aver presentato dei sintomi da un periodo non superiore alle 4 ore e mezza, e deve essere dimostratamente autosufficiente prima dell'evento, o comunque senza una patologia cronica importante, invalidante o comunque a rischio di vita. Si inizia con pratica l'intervista telefonica che fanno i nostri operatori della centrale 118, chiedendo alla persona che chiama se presenta problemi di deficit di forza uno degli arti, o una deviazione della rima labiale, o un disturbo della parola, nel senso di inceppamento della parola, di scarsità di, diciamo, di fluenza del discorso. A quel punto, se la risposta è positiva a una di queste domande, viene attivato il cosiddetto percorso stroke, nel senso viene dato un codice di gravità maggiore e viene inviato il mezzo di soccorso con i sanitari.
sanitario che arriva sul posto e conferma l'evento, chiama la centrale che lo mette in conferenza telefonica con il pronto soccorso e chiede di attivare il percorso stroke. A quel punto viene messo in contatto con il medico del pronto soccorso e parte il percorso stroke. Nel momento in cui il medico riparte dall'abitazione del paziente, il pronto soccorso è già informato, quindi l'operatore del triage del pronto soccorso è già informato che sta arrivando un paziente con queste caratteristiche. Il medico dovrà reperire un accesso venoso, fare un elettrocardiogramma in duplice copia di cui una resterà al pronto soccorso e sorvegliare il paziente, in particolare per quello che riguarda la pressione arteriosa, che non deve superare certi livelli, altrimenti deve essere trattata con farmaci. Giunto al pronto soccorso, lì il paziente viene preso in carico dal pronto soccorso, intanto è stato attivato l'operatore della stroke unit che si farà trovare lì in pronto soccorso e prosegue il percorso all'interno dell'ospedale. Ecco, quante persone ha consentito di salvare questo accordo poi, no? Fra i vari attori della sanità senese, perché alla fine prendendolo in carico voi però lo portate verso il policlinico. Ecco, quante persone sono state salvate in questo modo? Allora, le dico i dati dell'ultimo triennio perché sono quelli, diciamo, un po' più consistenti. Nell'ultimo triennio mediamente noi abbiamo attivato il percorso tra le 100 e 120 volte all'anno, e consideri che l'incidenza di ictus ischemico, perché stiamo parlando di ictus ischemico ovviamente, è di 200 casi all'anno ogni 100.000 abitanti. Più o meno i dati tornano anche con quello che abbiamo potuto rilevare noi, quindi una media di 100-120 attivazioni all'anno di percorso stroke nell'ultimo triennio. Ecco, esiste anche un percorso per quanto riguarda l'infarto, no? Anche per lo scompenso cardiaco, voi vi attivate anche in questo senso, e anche in questo senso c'è un accordo fra le aziende. In particolare sì, per l'infarto del miocardio acuto, cosiddetto percorso STEMI, che sta per infarto del miocardio con un ST sopraelevato, cioè particolare caratteristica dell'elettrocardiogramma. Sì, anche questo ha dato veramente risultati molto importanti e ha consentito di ridurre in maniera significativa la mortalità per infarto acuto. E anche lì gioca fondamentalmente diciamo la sinergia tra le due componenti, anzi fra le tre componenti oserei dire, cioè la centrale che ha ovviamente il ruolo di primo attore, nel senso che è quello che per prima deve recepire la domanda e processare la richiesta di soccorso, intuire di che cosa si tratta e immediatamente mandare la risorsa più adeguata. Poi naturalmente una volta giunti sul posto abbiamo la possibilità di trasmettere l'elettrocardiogramma, grazie alla moderna tecnologia abbiamo la possibilità di trasmettere in emodinamica il tracciato dell'elettrocardiogramma, avere una consulenza con il cardiologo dell'emodinamica e accompagnare il paziente direttamente in emodinamica, addirittura saltando il pronto soccorso, quindi riducendo ulteriormente i tempi, perché per l'infarto del miocardio i tempi sono davvero strettissimi. Ecco, questi due esempi, sono solo due esempi ma molto importanti, dimostrano quanto sia altrettanto importante il ruolo del medico che ha il primo approccio con il paziente, anche il fatto di quanto il 118 si sia evoluto negli ultimi tempi, no? Negli ultimi anni veramente la qualità è salita anche dei vostri operatori. Sì, assolutamente, siamo cresciuti, il 118 di Siena fra qualche mese compie 20 anni ed è davvero un traguardo importante. Sono anni che hanno consentito a tutti noi di crescere professionalmente, i medici che operano sul territorio rappresentano ormai una risorsa importantissima, affiancata ovviamente dall'altra categoria professionale, quella degli infermieri che operano assieme al medico. Questo è un nuovo schermo che si trova all'interno della sala operativa del 118 ed illustra lo stato in questo momento del pronto soccorso delle Scotte di Siena. È un modo per rendervi più interattivi, no? Fra il 118 e l'ospedale. In questo momento vediamo che non c'è nessun codice rosso, non c'è nessun codice giallo, ma ce ne sono alcuni verdi,
alcuni azzurri e molti bianchi, come sempre. Sì, esattamente. Questa è la fotografia della situazione in questo momento al pronto soccorso, nella sala attesa del pronto soccorso dell'azienda ospedaliera universitaria senese. L'altra schermata invece riguarda il riepilogo dei pronto soccorso dell'area grossetana e senese, quindi dell'area vasta sud-est, dell'ASL Toscana Sud-Est, con i 13 stabilimenti ospedalieri della nostra USL, dove invece è rappresentato il numero delle presenze reali all'interno del pronto soccorso, quindi pazienti già presi in carico. L'ultima schermata invece è un'immagine in tempo reale, una webcam che è puntata sulle diverse piazzole dell'elisoccorso, però soltanto della provincia aretina. In un futuro prossimo avremo invece la situazione di tutta l'area vasta. Ecco, questa schermata sta davanti agli operatori che rispondono al telefono agli utenti del 118 e quindi rende molto più facile il loro lavoro. Esattamente, è sicuramente di grande aiuto anche per i nostri operatori che hanno così immediatamente sotto gli occhi la situazione sia dei pronto soccorso che delle piazzole del risoccorso. Grazie di essere stati con noi, l'appuntamento è per venerdì prossimo, sempre con Siena Sana alle 21:15 su Siena TV. Buona serata.